disturbati dall'assenza di Biccio da quanto è successo. Era bisogno di avere una risposta certa. C'era bisogno di una vittoria, anche perché Biccio sta passando un periodo particolare. Infatti a nome della squadra dedico questa vittoria a lui e sicuramente tutta la squadra gli è vicino. Per te la seconda rete realizzata con la Giacomezza hai fatto più o meno così, 2 o 3 gol, adesso li puoi superare? No, l'anno scorso sinceramente non avevo segnato nessuna rete, lo scorso anno, quest'anno però ho segnato 2 reti. Ti proponi sempre, in avanti questa volta era d'obbligo? Questa volta il mister negli ultimi 5 minuti, quando è stato recupero di 5 minuti, ha detto di salire, siamo passati a 4 dietro e io sono andato avanti negli ultimi 5 minuti e poi è successo che è salito anche il capitano. C'è stata questa sponda da parte sua e io ho stoppato la palla e ho segnato. Hai avuto paura della bandierina? Sinceramente un pochettino sì, sinceramente devo essere sincero, perché sul primo gol non mi aspettavo che alzasse la bandierina, cioè sul primo tentativo, sì, primo tentativo di testa, non mi aspettavo che andasse il gol, quindi un attimo mi sono girato, poi ho fatto finta di niente, ma e per fortuna non andasse. Quindi il timore c'è stato tutto, però sotto la curva sud a quel punto era veramente è stata una gioia immensa, quindi meglio così, siamo felici. Soddisfatti, e possiamo fare una dedica invece a questi tifosi che si sono comportati oggi in modo veramente splendido, perché praticamente non hanno fatto sentire nessuna tensione alla squadra nel dopo vincere. No, ma i tifosi sono stati splendidi sempre, non è che sono stati splendidi solo loro, quindi è sottointeso che la vittoria in primo luogo è sempre dedicata a loro, perché sono il nostro 12° uomo in campo, però questa settimana è successo il fatto di Biccio, quindi penso che in primo luogo si è dedicata a Biccio e ai tifosi. Vittoria importante anche per quanto riguarda la classifica, il Messina vince, e la Jamison perde, siamo a un punto dalla vetta. Ah, noi dobbiamo pensare a noi e andare avanti, e quando abbiamo vinto abbiamo fatto il nostro bene. Perfetto, grazie.